Lui lo pretendeva, voleva sapere tutto di quello che c'era qua dentro. La stessa cosa che fa da oltre 70 anni, no, da 70 anni, la Ferrero. Vuole sapere che cosa c'è dentro il sacco conosciuto. E allora qui dentro noi possiamo trovare le nocciole, ma così anche lo zucchero, il latte, l'olio di palma, qualsiasi prodotto che viene utilizzato qui all'interno della Ferrero, di quel prodotto lì si vuole sapere veramente dall'origine al momento finale. Qui dentro ci sono le storie dei langhetti che puntano sulle loro fantastiche nocciole, ma anche le aspettative dei produttori cileni che non sanno che cos'è la tonda gentile delle langhe e che se la ritrovano lì per volere della Ferrero e che la coltivano e chiedono, telefonando ad Alba, come funziona l'impianto di irrigazione, perché loro non l'hanno mai utilizzato fino ad ora. Ma ci sono anche le storie delle famiglie turche che hanno scampato la grandine e che si rallegrano per una grandissima produzione, produzione che darà sostentamento ancora per un anno alla propria famiglia. E allora il sacco conosciuto è un elemento di qualità per la Ferrero. Sapere che cosa c'è dentro come materia prima è fondamentale per la Ferrero, ma non è il solo sinonimo di qualità. Per la Ferrero la qualità è qualcosa di più complesso. La Ferrero è un'azienda che trasforma la materia prima, quindi è chiaro che si parte dalla materia prima, ma poi c'è la parola trasformazione. Bisogna creare un'alchimia perfetta, unire tutte le materie prime in modo che poi il prodotto finale sia di altissima qualità. Per la Ferrero ciò che conta è ciò che è dentro il prodotto, non ciò che non c'è. Il senza non è un valore. Non si può fare qualità con qualcosa che è pari a zero, non c'è essenza. La qualità si fa con ciò che c'è dentro il prodotto. E questo è il paradigma per quanto riguarda la Ferrero. Si vuole sapere tutto, si studia come si crea questo miracolo nella produzione, ma tutto parte dalla conoscenza del prodotto. Il prodotto al centro, la qualità per forza al centro. Parliamo ad esempio delle nocciole. Tonde gentili delle langhe, io le ho prese, le ho messe insieme una ad una e ho visto che mettendo insieme tutte le nocciole che in un anno la Ferrero consuma si formano come tre collane intorno al globo terrestre. Guardate, eccole qua, tre volte il giro della Terra. Ma queste nocciole, che sono meravigliose, sono come le vuole la Ferrero. Michele Ferrero le voleva monocalibro, tonde gentili, buonissime, perfette. Questo è lo standard. La parola standardizzazione potrebbe anche far paura. Come? Standardizzate, tutte uguali. Che cosa sono? È ricerca, è volontà, è un patto di fiducia. Per arrivare a questo, la Ferrero manda in giro i propri tecnici, seleziona il prodotto migliore, quello monocalibro, tondo e gentile. Lo vuole così da sempre e sempre deve essere così, in base all'andamento stagionale. Le nocciole nelle langhe ci sono in un determinato periodo. Quando non ci sono, bisogna andare là dove ci sono e devono essere tutte uguali. La standardizzazione è un patto di fiducia nei confronti del consumatore, è un rapporto quasi sentimentale, è un patto alla langhetta. Sapete come si fa un contratto alla langhetta? Stringendosi la mano. Si compra una mucca, si compra una cascina, stringendosi una mano. È lo stesso movimento, avviene ogni giorno, perché la signora Valeria, la chiamava così la casalinga, tipo il signor Ferrero, va ogni giorno al negozio, nel supermercato, e con la mano prende un prodotto della Ferrero e lo mette dentro la borsa. È un contratto, eh? Stringe la mano, perché il prodotto non è altro che la propagine dell'azienda. È un rapporto di fiducia assoluta, ma è un rapporto quasi sentimentale. È amore per il proprio lavoro, è amore per i propri sogni, è amore per i propri dipendenti, ma è amore nei confronti del consumatore che ti stringe la mano. Non esagero quando dico amore. Pensate alla Nutella. L'amore per la Nutella sconfina quasi nella lussuria. Se voi ci pensate, all'interno di un barattolo di Nutella ci sono due peccati capitali, la lussuria e la gola. Però c'è anche un sentimento
di piacevolezza, di godimento, quasi confortevole. Abbiamo provato a scrivere Nutella mettendo davanti un hashtag, l'abbiamo inserito dentro la rete, guardate che cosa viene fuori. Se non è amore questo, guardate quel ragazzo con i capelli rossi, se non è innamorato della sua Nutella, è pazzo della Nutella. Bene, l'amore genera un altro sentimento, che è il rispetto. Il rispetto è fondamentale per la Ferrero, il rispetto nei confronti del consumatore. Michele Ferrero, quando doveva descrivere il termine qualità, diceva una cosa, diceva questa cosa qui, leggetela insieme a me. Per Michele Ferrero la qualità è la forma più pura di rispetto per il consumatore. Questa è la definizione più bella che io abbia mai visto, mai sentito per quanto riguarda il termine qualità. La qualità è la forma più pura di rispetto nei confronti del consumatore. E il rispetto ti fa scegliere, perché se tu rispetti il consumatore ti dà la sua fiducia, ti sceglie ogni giorno. Il rispetto porta alla reputazione. La Ferrero è l'azienda alimentare al mondo con la più alta reputazione che ci sia, la più alta. Raggiungere quel livello è un risultato incredibile, è un risultato che prevede un investimento fuori dal comune, un'attenzione spasmodica alle proprie nocciole, al proprio sacco conosciuto. Ma lo stesso vale per gli altri prodotti. Avete visto, siete stati all'interno del Giardino delle Esperienze, Edu Garden, e con orgoglio vi abbiamo fatto vedere il miglior latte, il miglior cacao, le migliori nocciole e anche l'olio di palma. Sì, l'olio di palma, il nemico pubblico numero uno, è preso in giro anche dai comici, no? Ogni cosa che succede è colpa dell'olio di palma. Con orgoglio la Ferrero ha detto: io continuo a usare l'olio di palma perché io non accetto deroghe, per me fa parte del sacco conosciuto. Quindi è un prodotto di cui io so tutto e so che non fa male. Non è vero che fa male. E allora io vi faccio qualche domanda a proposito dell'olio di palma. L'ho studiato a fondo, ci ho fatto tante trasmissioni in Decanter. La prima domanda che vi voglio fare è: chi è che ha detto che è più difficile spezzare un pregiudizio che un atomo? Chi l'ha detto? Ve lo dico, Albert Einstein. Non è stato Michele Ferrero, è stato Albert Einstein, filosofo e scienziato tedesco, ha detto: è più facile rompere un atomo che un pregiudizio. E chi è che diceva: prendete una bugia, la ripetete 10, 100, 1000 volte, 1 milione di volte e diventa una verità? Sempre tedesco, Joseph Goebbels, ideologo della propaganda nazista, il numero 2 del Führer. Perché cito questi due uomini, uno meraviglioso, l'altro terribile? Perché quando vado in giro e parlo dell'olio di palma, mi capita di chiedere alla gente: chi è contrario all'olio di palma? E molti, quasi tutti, alzano la mano. Poi faccio una domanda e dico: ma chi è che conosce l'olio di palma? Chi è che sa come si estrae, come si produce? E nessuno alza la mano, nessuno conosce un po' quel prodotto lì. È come criticare un film senza prima vederlo, è la stessa identica cosa. Si critica un prodotto per il pregiudizio, e il pregiudizio è creato dalle 10, 100, 1000, 1 milione di bugie che vengono ripetute ad oltranza e diventano la verità. Una delle bugie: i grassi saturi accorciano la vita. Un'altra bugia: i grassi saturi creano problemi cardiovascolari. Nell'olio di palma ci sono i contaminanti. Ora, voglio farvi l'ultima domanda. Voi potete immaginare che un'azienda come la Ferrero, che ha la più alta reputazione alimentare nel mondo, una azienda che con orgoglio vi racconta del sacco conosciuto, delle proprie nocciole tonde, gentili, monocalibro, perfette, del cacao che viene selezionato diverso per realizzare prodotti diversi e devono essere i migliori, meravigliosi, che voi amate, amore, no? Per la Nutella, e che usa il miglior latte, il miglior zucchero, possa prevedere degli sconti nei confronti dell'olio di palma. Posso utilizzare un grasso alimentare che deforesta il mondo, uccide l'orango e fa venire il cancro ai bambini? È una domanda retorica, naturalmente. La risposta ve la possiamo dare, precisa, a questi tavoli. Tra poco, pochi secondi, arriveranno i tecnici della Ferrero, si siederanno a questi tavoli.